Well, thank you very much for inviting me to come again after being here twice with Zygmunt Bauman. I'd like to share with you a short story of my living with Zygmunt Bauman and my life before and after. I first met Zygmunt Bauman over 60 years ago in 1954 in Warsaw, Poland. We both were graduate students at the University of Warsaw, preparing our master's thesis in philosophy under the guidance of Professor Adam Schaff. We met in the corridor in front of the professor's office when Zygmunt was leaving and I was waiting for my turn to talk to the professor. Someone introduced us, and there was a genuine sparkle of interest in his bright black eyes when he said, "Pleasure to meet you." However, I was somewhat discouraged by his clothing. He was in a military uniform, though without any distinctions. Due to my own childhood traumas, I had an instinctual fear of people in uniform. Later, he explained that after being discharged from the army in 1953, he became a student and, having to feed his wife and daughter, could not afford to buy himself a suit. Innanzitutto vorrei ringraziarvi per avermi invitato qui. Vorrei condividere con voi una breve storia della mia vita con Zygmunt Bauman e della mia vita prima e dopo di lui. Ho incontrato per la prima volta Zygmunt Bauman nel 1954, quindi circa 60 anni fa, in Polonia, a Varsavia. Eravamo entrambi laureati all'Università di Varsavia e stavamo preparando la tesi magistrale in filosofia con il professore Adam Schaff. Ci siamo incontrati proprio nei corridoi fuori dall'ufficio del professore e Zygmunt stava uscendo e io aspettavo di essere ricevuta dal professore. Qualcuno ci presentò e io intravidi un certo interesse nei suoi occhi neri e vividi quando mi disse piacere di conoscerti. Però qualcosa del suo abbigliamento mi fece ritrarre. Indossava un uniforme militare, sebbene non portasse mostrine. Più tardi mi avrebbe spiegato che una volta congedato dall'esercito nel 1953 aveva cominciato a studiare, ma dovendo mantenere sua moglie e sua figlia non poteva permettersi un abito. All'epoca io, per via dei miei traumi infantili, avevo una certa remora nei confronti delle persone che indossavano un uniforme. I was 22 years old at that time and he was 29. I was born into a Polish communist family of peasant origin from Lublin, the eastern part of Poland. Zygmunt Bauman was born into a poor Jewish family in Poznan, the western part of Poland. Because our families were escaping to the east from the Nazi invasion, each of us spent the years of the Second World War in Russia. From the age of 7 to 12 years old, I was at the International Children's Home in Ivanovo, Russia, attending primary school. Zygmunt finished secondary school in Russia with a gold medal and was drafted into the army as soon as he turned 18 years old. He was fighting against Hitler's Germany in the Polish army that was formed in the USSR. Wounded in the battle for Kolberg, he left the hospital to take part in the battle for Berlin. Despite the differences in our faiths, the war left us with similar memories of hunger, severe cold, Russian songs, and the hard work of cutting wood. And we were sharing these memories to the final days of his life. All'epoca avevo 22 anni e Zygmunt 29. Io provengo da una famiglia comunista di origini contadine della Polonia orientale, Lublin, e Zygmunt Bauman da una famiglia ebrea povera della Polonia occidentale, da Poznan. All'epoca le nostre famiglie scappavano verso est a causa dell'invasione nazista e così entrambi passavano
passammo gli anni della scuola della seconda guerra mondiale in Russia. Dall'età di 7 a 12 anni ho frequentato le scuole primarie all'International Children's Home di Ivanovo. E lui aveva completato le scuole secondarie in Russia, era stato insignito della medaglia d'oro e non appena ebbe compiuto 18 anni fu chiamato alle armi. Combatteva contro la Germania di Hitler con l'esercito polacco che era stato organizzato nell'allora URSS. Fu ferito nell'assedio di Kolberg ma lasciò l'ospedale per prendere parte all'assedio di Berlino. Nonostante i nostri destini fossero molto diversi, la guerra ci aveva lasciato dei ricordi simili. Fame, freddo estremo, le canzoni russe, la fatica di tagliare la legna. E sono ricordi che abbiamo poi condiviso fino all'ultimo dei suoi giorni. Our friendship began to develop in 1956, when we started to work together at the Department of Philosophy and Sociology at the University of Warsaw, in the Division of Political Sociology directed by Professor Julian Hoffer, who earlier had been one of the political leaders of the Polish Socialist Party. Along with other friends from this department, we were joined by mutual interest in studies and mutual convictions, but also by ties of friendship and camaraderie. We belonged to the Polish United Workers' Party, which was the name of the Communist Party. But we believed in transforming the socio-economic system in a democratic direction, in the self-government of the working class, and in freedom of speech and thought. We were brought together by a shared desire to reconcile our academic pursuits with our political engagement and a commitment to humanity. We aimed to develop Hoffer's idea of a, as he called it, open and humanist Marxism. Our views at that time were considered revisions, understood to be an interpretation of Marxist ideas that was critical of the direction taken by the ruling party. La nostra amicizia iniziò nel 1956. Lavoravamo insieme nel Dipartimento di Filosofia e Sociologia dell'Università di Varsavia, nella cattedra di Sociologia Politica del professor Julian Hoffeld, precedentemente uno dei leader del Partito Socialista Polacco. Condividevamo insieme ad altri amici dello stesso Dipartimento interessi e convinzioni comuni, ma eravamo anche legati da amicizia e cameratismo. Facevamo parte del Partito dei Lavoratori Polacchi Uniti, il nome che veniva dato al Partito Comunista, e credevamo nella possibilità di trasformare il sistema socio-economico di più democratico, nell'autogoverno delle classi lavoratrici e nella libertà di pensiero e parola. Quello che ci univa era il desiderio di combinare il nostro impegno accademico con l'impegno politico e l'interesse per l'umanità. Ambivamo a sviluppare in via di Hoffeld quello che definiva il marxismo aperto ed umanizzato. All'epoca le nostre ideologie erano definite revisioniste, erano considerate un'interpretazione dell'idea di Marx che era critico nei confronti della direzione assunta dal partito di governo. Within this group, Zygmunt Bauman distinguished himself through his talent, his exceptionally hard-working habits, and he used to joke that he had what was the most essential to academic work. He used the German word Sitzfleisch. He also distinguished by an ability to concentrate on the studies he undertook, and the quickness and tenacity to complete them. 2 years after acquiring his master's in 1956, he defended his doctorate, published under the title British Socialism, Sources, Philosophy, Political Doctrine. In 1960, he received habilitation for the book Classes, Movements, Elites, a Sociological Study of the British Workers' Movement.
Questo gruppo Bauman si distinse per il suo talento, per la sua incredibile inclinazione al duro lavoro. Amava scherzare dicendo che possedeva quello che era più necessario per il lavoro accademico e usava la parola tedesca Sitzfleisch, quindi lo stare seduto. E la capacità poi di concentrarsi sugli studi e la incredibile tenacia e velocità di portarli a termine. Due anni dopo aver conseguito la laurea, nel 1956, discusse la tesi di dottorato che fu pubblicata col titolo British Socialism, Socialist Philosophy and Political Doctrine. Nel 1960 ebbe l'approvazione del suo libro Class Movement Elites, A Sociological Study of the British Workers' Movement. In 1962, he became the chair of general sociology. Under his direction, I defended my doctoral thesis on under the title Karl Marx and Problems of Alienation in Contemporary American Sociology in 1967. And it was 11 years after Zygmunt had defended his PhD. So we started to work on our doctoral thesis together. In the same year, he submitted his 15th book for publication, Sketches in the Theory of Culture. And this book was published for the first time 50 years later, after the discovery of the only remaining copy of the proofs of the manuscript. And the whole book had been confiscated and destroyed by censors. In March 1968, it was 50 years ago, Zygmunt Bauman, along with other five professors, was accused of instigating the students' revolt against the system and fired from the University of Warsaw. During an anti-Semitic campaign that accompanied these events, he was accused of being a Zionist and pressured to emigrate from Poland together with his wife Janina and their three daughters. I stayed in Poland with my family and did not see Bauman for the next 20 years, though I tried to keep up with his publications. Nel 1962 ottenne la cattedra di sociologia generale. Sotto la sua guida discussi la mia tesi di dottorato su Karl Marx e i problemi di alienazione nella sociologia americana contemporanea. Erano 11 anni dopo che lui aveva discusso la sua tesi di dottorato, sebbene avessimo cominciato insieme. Nello stesso anno lui mandò in stampa il suo 15° libro, Sketches in the Theory of Culture. Il volume però fu pubblicato soltanto 50 anni dopo, nel 2017, dopo che fu ritrovata l'unica copia rimasta del manoscritto, le altre erano state infatti confiscate e censurate. A marzo del 1968, quindi 50 anni fa, Zygmunt Bauman, insieme ad altri 5 professori, fu accusato di istigare gli studenti alla rivolta contro il sistema e furono licenziati dall'Università di Varsavia. Durante una campagna antisemita che seguì questi eventi, fu accusato di sionismo e ricevette pressioni perché lasciasse la Polonia insieme a sua moglie Janina e alle figlie. Io invece rimasi in Polonia con la mia famiglia e non vidi Bauman per 20 anni, anche se nel frattempo cercavo di tenermi aggiornata con le sue pubblicazioni. In his review of sociological research undertaken during the years of the systemic transformation in Eastern Europe, Zygmunt Bauman included a comment on my book under the title Personality, Ethical Orientations and Political Attitudes. And I quote his words. The accumulated data offer a unique historical record of the dynamic of public sentiment in a communist country. And they have recently been collected and summarized in a remarkably lucid and perceptive fashion by Alexandra Yashinska-Kanyan, whose book amounts to a comprehensive, carefully documented spiritual history of a nation under communist rule. That's the end of quotation from the review he has published in November 1989. In una review di ricerche sociologiche che
curò durante gli anni della trasformazione sistemica dell'Europa dell'Est, Sigmund inserì un commento sul mio libro che è intitolato Personality, Ethical Orientations and Political Attitudes, e ci ha citato le parole di Bauman che io traduco liberamente. I dati accumulati forniscono un'eccezionale prova storica delle dinamiche dell'opinione pubblica di un paese comunista, e di recente sono stati raccolti e messi a sistema in maniera incredibilmente lucida e puntuale da Alexandra Janiska-Kani, il cui volume giunge ad un'ampia e circostanziata storia spirituale di una nazione sotto il regime comunista. Questo è quello che Bauman diceva in una review del 1989. In exile, Bauman finally settled in the United Kingdom, where he became the chair of sociology at the University of Leeds from 1971 until his formal retirement in 1990. He lived in Leeds until the end of his life. I met him again in 1988 when I received a grant from the British Council to come to Oxford for a month as a visiting fellow. Sigmund came to see me there, and later I went to visit him and Janina in Leeds. Since 1989, they both could travel to Poland and were coming often for lectures, conferences, or just to visit friends. They came to Warsaw for the last time together to celebrate their 60th anniversary of their marriage, though Janina was seriously ill at the time. She died in 2009. My husband, sociologist Alvin Kanya, died 15 years earlier. Durante il suo esilio, Bauman si stabilì definitivamente nel Regno Unito, dove divenne professore di cattedra in sociologia all'Università di Leeds, dal 1971 fino al suo pensionamento nel 1990, e da Leeds visse fino alla fine dei suoi giorni. Lo incontrai nel 1988 quando ottenni una borsa di studio dal British Council e fui chiamata ad Oxford per un mese come visiting fellow. Sigmund venne a trovarmi e in seguito mi recai io a far visita a lui e Janina a Leeds. Nel 1989 loro furono autorizzati a rientrare in Polonia e lo fecero spesso per partecipare, per tenere delle lezioni, delle conferenze e per far visita agli amici. L'ultima volta che vennero a Varsavia insieme fu l'occasione del 60° anniversario del loro matrimonio. All'epoca Janina era gravemente malata, morì nel 2009 e mio marito, il sociologo Alvin Kanya, morì 15 anni dopo. In 2010, Sigmund Bauman came to Warsaw for his 85th birthday. When he was awarded the gold medal Gloria Artis by the Polish Minister of Culture, was Bogdan Zdrojewski. Sigmund was still in deep mourning for Janina. We had a long talk about our emotions of grief after witnessing the death of our beloved. I told him about my feelings of sorrow and experience of widow. These talks strengthened our mutual understanding and the intimacy and friendship between us. The following year, Bauman was invited to teach a seminar on social theory at the Collegium Civitas in Warsaw. He agreed under the condition that I would be the director of the seminar, and the director of the Collegium repeated to me Sigmund's words, I quote, "She understands me better than I understand myself." For a year we were cooperating in this project. Every month Sigmund traveled from Leeds to give a lecture in Warsaw, and I organized other lectures and discussions with the students every week. After one of his lectures, he proposed asking me to marry him. It was hard to believe that the miracle of falling in love would happen to people who were 80 years old. But we both felt like we were 16.
Nel 2010 Sigmund Bauman venne a Varsavia per il suo 85esimo compleanno. In quell'occasione fu insignito della medaglia d'oro Gloria Artis dall'allora ministro polacco della cultura, Bogdan Strojewski. Sigmund era ancora in lutto per Janina. Abbiamo chiacchierato a lungo di come ci sentissimo per aver assistito alla perdita dei nostri cari. Abbiamo parlato anche di come mi sentissi addolorata e triste da vedova. Queste chiacchierate rafforzarono la nostra conoscenza, l'intimità e l'amicizia che ci legava. L'anno dopo Bauman fu invitato a tenere un seminario sulla teoria sociale al Collegium Civitas di Varsavia. Accettò a condizione che fossi io a presiedere il corso. Il rettore del collegium mi riferì poi le parole di Sigmund. Lei capisce meglio di quanto riesca io stesso. Per un anno abbiamo cooperato a questo progetto. Una volta al mese lui veniva da Linz a tenere una lezione a Varsavia e io organizzavo degli incontri e dei dibattiti con gli studenti ogni settimana. Dopo uno di questi incontri Sigmund mi chiese di sposarlo. Non fu facile credere al miracolo di innamorarsi di nuovo ad 80 anni, eppure era così che ci sentivamo, come dei sedicenni. We became engaged in New Year's Eve 2012. He invited me to go with him on a surprise travel, and it turned to be Bellagio. He gave me a ring. Later, we were officially married in Leeds Town Hall, and I moved to Leeds with him. We lived together for the rest, for the next 5 years. Sigmund convinced me to retire from teaching sociology in Warsaw, arguing that, as his own example showed, retirement could be a blessing for the development of one's own creativity in writing. His creativity was in full bloom, indeed. He usually woke up around 4 in the morning, and after quickly browsing through the daily press, wrote again until 8, when he woke me up for breakfast. He hardly could wait until I finished eating. He was smoking and saying, "I have a lot of work to complete today." Then he ran to continue his writing in his office in an upstairs room in the house. I stayed downstairs in another office inherited from Janina. Ci fidanzammo il Capodanno del 2012 quando mi regalò un viaggio a sorpresa e andammo a Bellagio. Più tardi ci sposammo ufficialmente nel municipio di Leeds, io mi trasferì a Leeds con lui e vivemmo insieme per 5 anni, per i successivi 5 anni. Sigmund mi convinse ad andare in pensione dall'insegnamento di sociologia a Varsavia. Mi disse che la pensione poteva rivelarsi una benedizione, come era stato nel suo caso, per diciamo, la propria scrittura creativa. Ed infatti la sua creatività era rifiorita. Si svegliava alle 4 di mattina e dopo aver dato un'occhiata veloce ai quotidiani, scriveva fino alle 8. A quel punto mi svegliavo per fare colazione e non aspettava neanche che finissi di mangiare. Mentre fumava una sigaretta mi diceva: "Molto lavoro da finire oggi." E ritornava velocemente a scrivere nel suo ufficio che era al piano di sopra. Io restavo al piano di sotto in uno studio che era stato di Janina. As soon as I opened my computer, among my correspondence, I usually found emails from Sigmund, who sent them to me from upstairs. And they included attachments containing his writing from that morning for me to read. I could hardly finish reading and answering letters before noon, when he was calling me to have drinks before a lunch that he had prepared and set to cook in the oven, and he loved cooking. This was his favorite time of the day, when we were drinking and discussing our morning works, mainly his writing,
because mine had not started yet. I could only begin to work seriously after lunch and a short siesta, but when I was finally finding some inspiration to write, Zygmunt would ask whether we could take a break and listen to music or watch a movie he had prepared for our evening entertainment. Accendevo il mio computer e subito trovavo nella corrispondenza delle email di Zygmunt che me le aveva inviate dal piano di sopra avevano come allegati gli scritti perché io li leggessi. Riuscivo appena a finire di leggere e di rispondere alle lettere prima di mezzogiorno che lui mi chiamava per bere una cosa prima di pranzo che aveva preparato lui e che aveva messo a cuocere in forno perché lui amava cucinare. Quello era il momento che preferiva della giornata, bevevamo qualcosa, discutevamo di quanto avevamo fatto quella mattina, per lo più di quello che lui aveva scritto, perché io non avevo cominciato ancora con i miei scritti. Infatti io iniziavo a lavorare seriamente solo dopo pranzo e dopo una siesta. E quando finalmente ero colta da qualche ispirazione e iniziavo a scrivere, ecco che lui mi chiamava e mi proponeva di fare una pausa, di ascoltare della musica o di guardare un film per passare insieme la serata. We had different cycles of our daytime activities. I called him Ella and myself an owl. He preferred a different metaphor. He said that according to the ancient Greeks, Venus was two different stars, Phosphorus, visible in the sky in the morning, and Hesperus in the evening. He was the morning star, and I was the evening star. I had a hard time keeping pace with him. He could write 4 or 5 books during 1 year, while I was glad to write 4 or 5 articles in the same time. But I had to learn with him something what he called the art of living with difference. I ritmi delle nostre attività quotidiane erano decisamente diversi. Per me la metafora che utilizzavo io era che lui era una allodola e io una civetta, ma lui preferiva usare un'altra metafora. Secondo gli antichi greci, Venere corrispondeva a due diverse stelle, Phosphorus, che è visibile nel cielo del mattino, ed Espero, la sera. Lui era la stella del mattino e io quella della sera. Facevo molta fatica a stargli dietro, riuscivo a scrivere 4-5 libri in un anno e io invece ero già soddisfatta se scrivevo 4-5 articoli nello stesso periodo. Da lui ho dovuto imparare l'arte del vivere in maniera diversa, convivere con le differenze. However, we were actually spending no more than half of our time working and writing at home. Though it was the most precious time for us. Aside from that, we were traveling almost every week to give lectures or to present papers at conferences in various countries, mainly in Europe, but also in the US and Brazil. We had platinum status as KLM frequent flyers, which required 60 flights per year, and usually we had more than that. Being a heavy smoker, Zygmunt didn't like long transcontinental flights. He preferred to travel in Europe. Yet for him, Europe was not only a place or experience, but as the subtitle of one of his books said, an unfinished adventure. A search for a model for the art of living with a difference, and cosmopolitically integrated humanity. In realtà il tempo che trascorrevamo a lavorare e scrivere a casa era solo una parte, sebbene fosse un tempo molto prezioso per noi. Partivamo anche quasi ogni settimana per tenere delle lezioni, per presentare degli articoli in conferenze all'estero, per lo più in Europa, ma anche negli Stati Uniti e in Brasile. Avevamo la carta platino come passeggeri abituali della KLM, quella che si ottiene con almeno 60 voli all'anno e noi di solito ne facevamo molti di più.
Da grande fumatore, Sigmund non amava i lunghi viaggi intercontinentali, preferiva andare in Europa. Per lui l'Europa non rappresentava solo un luogo, un'esperienza, ma come un sottotitolo di uno dei suoi libri dice, un'avventura senza fine. La ricerca di un modello dell'arte di convivere nelle differenze e di una umanità cosmopoliticamente integrata. In Europe he enjoyed going to Italy most of all. He loved Italian people, food, landscapes, cities, monuments and museums. We both especially admired the massive attendance at the festivals of philosophy and the large audiences at lectures, which is a specific and enchanting characteristic of Italian culture. Coming to Italy for such events was a very festive occasion for us, and certainly coming to Benevento or to Modena was such a festivity. Sigmund always was happy to meet his friends in Italy, and it was here that he found his most valued co-writers or collaborators in publishing his works, and certainly all people who are sitting at this table belong to those. He regarded cooperation with them as inspiring and beneficial to both sides. In Europa amava da venire, in particolare in Italia. Dell'Italia amava la gente, il cibo, i paesaggi, le città, i monumenti, i musei. Entrambi eravamo affascinati dalla massiccia affluenza di pubblico ai festival di filosofia e dai tanti partecipanti alle lezioni, una cosa peculiare e molto affascinante della cultura italiana. Venire in Italia in queste occasioni era sempre una festa per noi, e certamente lo era venire a Benevento o a Modena. Sigmund era sempre felice di poter rincontrare i suoi amici in Italia ed era qui che aveva sempre trovato la maggior parte dei coautori, dei suoi libri e i collaboratori. Sicuramente tutte le persone che sono a questo tavolo lo erano. Considerava la collaborazione con loro una fonte di ispirazione e qualcosa di molto proficuo per entrambe le parti. It was in Italy during one of the last months of his life that he met Pope Francis. Not only did Sigmund greatly admire the Pope, he placed the greatest trust and hope for a way toward a better society in his messages. Looking for an answer to the, as Sigmund wrote, seminal live or die questions of humanity, for humanity, he found in an address by Pope Francis, and as Bauman wrote, currently the one person among public figures with considerable planet-wide authority who is sufficiently bold and determined to raise and tackle this sort of questions. And that answer is the capacity for dialogue. The chances of fruitful dialogue, as Pope Francis reminds us, depend on our reciprocal respect and assumed, granted, and mutually recognized equality of status. And that's the end of quotation from his last book, Retrotopia. In Italia, in uno degli ultimi mesi di vita, incontrò Papa Francesco. Non solo Sigmund nutriva grande ammirazione per il Papa, ma imponeva anche fiducia e speranza nella possibilità di andare verso una società migliore, che era contenuta anche nei messaggi del Papa. Nella ricerca di risposte alla questione fondamentale di vita o morte per l'umanità, Bauman trovò in un discorso pronunciato da Papa Francesco, che come lui stesso diceva, attualmente è l'unica personalità pubblica dotata di un'autorità significativa su scala planetaria che abbia il coraggio e la determinazione di sollevare ed affrontare tali quesiti, Sigmund trovò la risposta, saper dialogare. La possibilità di stabilire un dialogo proficuo, come ci ricorda Papa Francesco, dipende dal rispetto reciproco, dal concedere, assicurare e riconoscere mutualmente l'uguaglianza di status. Come appunto Sigmund diceva nel suo ultimo libro, Retrotopia. When we were invited to the community of
Sant'Egidio Conference in Assisi in September 2016 and were informed that there would be an opportunity to have a personal meeting with the Pope, Zygmunt was already suffering from congestive heart failure. I told him that the trip could be too exhausting and dangerous for him, but he answered with exasperation, "I would crawl to meet him." During their conversation, Bauman compared Pope Francis to a light in the tunnel in the search for the survival and integration of humanity. And the Pope laughed, jokingly saying that it was the first time in his life that he heard the metaphor of a tunnel being applied to him. A settembre 2016 fummo invitati ad una conferenza della comunità di Sant'Egidio ad Assisi e ci fu detto che avevamo l'opportunità di incontrare personalmente il Papa. Zygmunt era all'epoca già affetto da insufficienza cardiaca congestizia. Gli dissi che probabilmente quel viaggio sarebbe stato troppo stancante e rischioso per lui, ma la sua risposta fu: andrei anche strisciando ad incontrarlo. Durante l'incontro Bauman paragonò Papa Francesco ad una luce nel tunnel della via verso la sopravvivenza e l'integrazione dell'umanità e il pontefice ne rise e scherzosamente rispose che era la prima volta in vita sua che veniva utilizzata la metafora del tunnel riferita alla sua persona. In the beginning of November 2016, we took our last trip to Italy and stayed in Florence for two nights. Bauman was invited by Fabio Cavallucci to give a lecture at the Prato Center of Contemporary Art on the exhibition entitled The End of the World. It was his last public lecture, published recently in a small book edited by the La Terza Publishing House. He discussed the variety of meaning of such phrases as end of the world or the end of time, and a variety of reasons why people in some situations become particularly prone to worry about such subjects. All'inizio di novembre 2016 facemmo il nostro ultimo viaggio in Italia, passammo due notti a Firenze. Bauman era stato invitato da Fabio Cavallucci a tenere una lezione al Centro di Arte Contemporanea di Prato in occasione di una mostra dal titolo La fine del mondo. Fu la sua ultima lezione pubblica, di recente pubblicata nel piccolo volume della La Terza. Parlò della varietà di significati di espressione come la fine del mondo e la fine del tempo e enumerò un gran numero di motivi per cui le persone in determinate circostanze sembrano particolarmente inclini a preoccuparsi di questi concetti. This was the situation in our personal life at that time, an anticipation of the coming end of our life together. Zygmunt's enormous physical energy was rapidly exhausting, though his intellectual activity remained remarkable. We started to cancel lectures of his that were planned for November and December in Portugal, Slovakia, Croatia, Venice, Palermo, and Amsterdam, one after another. But he was still writing and sending manuscripts to the organizer of conferences. We celebrated New Year's Eve 2017 and the 5th anniversary of our living together at One Rosewood Gardens in Leeds. Raising a glass of champagne, Zygmunt said sadly, "It will be a short year," and indeed, it lasted only 9 days for him. Era quella la condizione nella quale ci trovavamo anche nella nostra vita privata, un anticipo dell'imminente fine della nostra vita insieme. L'enorme energia fisica di Zygmunt si stava velocemente esaurendo, anche se la sua attività cerebrale era ancora eccellente. Iniziamo ad annullare uno dietro l'altro tutti gli incontri fissati per novembre e dicembre in Portogallo, Slovacchia, Croazia, Venezia, Palermo ed Amsterdam. Ma lui continuava a scrivere ed inviare manoscritti agli organizzatori delle conferenze.
Festeggiamo il Capodanno del 2017 e il quinto anniversario della nostra vita insieme al numero uno di Lowe's Food Gardens a Leeds. Sollevando un calice di champagne, Sigmund disse con voce triste: sarà un anno breve, ed in effetti quell'anno per lui durò solo 9 giorni. On the 9th of January he passed away to the liquid eternity, as I called it, adding one more meaning of his many terms of liquidity. A private family funeral attended by me and my daughter, along with his 3 daughters and their families, took place at the Lordswood Gardens Cemetery in Leeds. 1 week later, I left Leeds and returned to my home in Warsaw, Poland. Il 9 gennaio dipartì per la liquida eternità, utilizzando uno dei suoi tanti concetti legati alla liquidità. L'esempio furono organizzato in forma privata nel cimitero Lowe's Wood di Leeds. C'eravamo io, mia figlia, le sue 3 figlie e con le rispettive famiglie. La settimana successiva lasciai Leeds e tornai nella mia casa a Varsavia. Sigmund Bauman remains present in my life in many different ways, in my thoughts, dreams, talks, reading and writing. I was invited to talk about him and his work at several meetings and conferences in Warsaw, Poznan and Krakow. I'm afraid that he cannot hear me, but he was always hard of hearing anyway. Many journalists and scholars asked me for interviews while preparing articles or books about him. He left us a huge intellectual legacy. To continue his search for answers to the questions he raised, to follow up his works and ideas, and to learn from him the art of life. In his book under this title, The Art of Life, he wrote, and I quote, "Love, we need to conclude, abstains from promising an easy road to happiness and meaning. It is something that always still needs to be made anew and remade daily, hourly, constantly resuscitated, reaffirmed, attended to and cared for." This is the end of quotation, and I would like to add as a conclusion that it remains true even more after the death that has passed. Sigmund Bauman è ancora presente nella mia vita in molte forme, nei miei pensieri, nei miei sogni, nelle mie conversazioni, nelle letture e negli scritti. Sono stata invitata più volte a parlare di lui e del suo lavoro in conferenze a Varsavia, Poznan e Cracovia. Temo che ora non riesca più a sentirmi, ma del resto lui è sempre stato un po' duro d'orecchie. Molti giornalisti e studiosi mi hanno chiesto di rispondere a delle interviste mentre preparavano degli articoli e dei libri su di lui. Lui ci ha lasciato un'enorme eredità intellettuale, continuare a cercare le risposte ai quesiti che aveva sollevato, dar seguito ai suoi lavori e alle sue idee ed imparare da lui l'arte della vita. Nel libro che porta questo titolo scrisse, ha citato, io traduco liberamente, l'amore, possiamo concludere, si esime dal promettere una strada semplice per la felicità ed il senso. È qualcosa che richiede continuamente di essere creato e ricreato ogni giorno, ogni ora, resuscitato costantemente, riaffermato, assistito e curato. E concludo dicendo che questo è ancora più vero dopo la morte che ci ha separati.
Volevo solo salutare il direttore del mio fratello che ci è arrivato, che siamo un po' emozionati per questa bellissima pagina di vita personale che appunto Alexandra ci ha donato. Ci ha donato due sicuramente intimi molto profondi e i suoi effetti più cari. Grazie Alessandra. Credo che a nome di tutti dovremmo ringraziare Alexandra per queste lucide e talvolta commoventi memorie. Io do subito la parola al professor Carlo Bordoni, che è sociologo e giornalista, che è stato direttore dell'Accademia di Belle Arti di Carrara, che è stato docente di teoria e metodi di mass media e poi di sociologia dei processi culturali all'Università di Firenze, Milano, Napoli e Pisa, collabora al Corriere della Sera e alla Lettura ed è una gran parte della rivista Prometeo, ha scritto con Sigmund Bauman questo libro pubblicato da Einaudi, Stato di crisi, poi sempre nello spirito di Bauman, Fine del mondo liquido, Stato di paura, l'identità perduta, libera moltitudine, società digitali, e mi ha detto che sta per uscire un suo libro su Icaro e il senso e il paradosso del limite. Segnalo anche che l'ultima intervista o comunque l'ultimo saggio scritto da Paolo, in cui c'è una conversazione appunto tra lui e sua moglie che ha appena finito di parlare, Alexandra, è stata pubblicata su questa rivista Prometeo. Do subito la parola a Carlo Bordoni. Grazie. Grazie a voi, grazie per questo invito straordinario e anche grazie per tutto questo pubblico di giovani è emozionante non solo ascoltare Alexandra Cagna nei suoi ricordi, ma anche vedere l'interesse dei giovani che ascoltano veramente il religioso silenzio. Bravi, complimenti a tutti. Allora, io vorrei parlare un po' del pensiero di Bauman, però mi rendo conto che impresa molto difficile riuscire a concentrare in pochi minuti, perché non è che abbiamo moltissimo tempo, in pochi minuti tutta la grandezza del suo pensiero e soprattutto le varie sfaccettature. Avete sentito da Alexandra che riusciva a scrivere persino 5 libri in un anno, quindi voi potete ben immaginare quanto sia difficile riuscire a concentrare in poco tempo una sommatoria di tutti i suoi interessi. Quindi io preferirei puntare su alcuni elementi fondamentali del suo pensiero e magari concentrarmi su uno o due, tanto per non annoiarvi, e poi per veramente mettere in evidenza quello che mi sembra che sia la parte più importante che ci rimane della sua opera. Io ho provato a sintetizzare quelli che sono i temi principali di Bauman e mi sono fermato a 5, pensate un po' quanti potrebbero essercene ancora. E si parte ovviamente dal marxismo, di cui abbiamo sentito parlare della testimonianza di Alexandra, si va avanti con il tema dell'olocausto, che è un altro tema fondamentale, nel quale è stato molto influenzato dall'esperienza di sua moglie Janina, la quale l'ha provato la terribile esperienza del ghetto di Varsavia, da cui era riuscita poi a fuggire, mentre lui si era salvato, come avete sentito, perché la sua famiglia si era poi trasferita nell'Unione Sovietica in quegli anni, quindi per fortuna sua non aveva avuto problemi con l'invasione nazista. Altri temi importanti sono quelli che riguardano l'emarginazione e la disuguaglianza, ma chiaramente
i due più significativi, quelli che secondo me sono quelli più, più interessanti anche per voi, anche per avere una conoscenza più approfondita del suo pensiero, sono quelli legati ovviamente alla liquidità e al concetto di sociologia di cui avete sentito già nell'introduzione da parte della professoressa D'Alonso e del professor Bodei quanto sia stato innovativo il suo contributo. La sociologia, noi forse non ce ne siamo ancora resi conto bene, perché sapete che poi la ricezione di queste ricerche, di questi aspetti, di queste innovazioni è sempre molto lenta, e in particolare l'Italia, quindi dal punto di vista accademico, è ancora più lenta degli altri paesi, soprattutto dell'Europa e dell'America. Quindi non ci siamo ancora resi perfettamente conto di quanto sia stato innovativo e rivoluzionario il pensiero di Bauman all'interno della sociologia. Io lo definisco l'ultimo sociologo della modernità. Non è una definizione presa a caso, perché come sapete la sociologia è una scienza molto giovane, nasce nella seconda metà dell'Ottocento, ha i suoi fondatori in Comte e Durkheim, ma il principale esponente della modernità, della sociologia moderna, è Max Weber, che scrive i primi anni del XX secolo, e quindi Weber lo possiamo proprio indicare come il primo sociologo della modernità. Nell'arco del XX secolo si sono avuti molti cambiamenti, molte innovazioni, molti ripensamenti, molte crisi anche della sociologia. Ci furono anche dei momenti in cui sembrava che la sociologia fosse ormai una scienza perduta, una scienza inutile. Ci fu anche un bellissimo libro che si intitolava appunto La crisi della sociologia di Alvin Gudner, un sociologo ormai dimenticato, per dire quanto erano disperanti le sorti di questa disciplina. E siamo arrivati con Bauman all'ultimo sociologo della modernità, perché secondo me, poi non so se mi daranno ragione i tempi successivi, con lui si chiude la sociologia moderna, si chiude con delle innovazioni fortissime. Intanto chiariamo bene perché c'è questa grande differenza tra la sociologia delle origini, quella di Max Weber, e la sua. La sociologia di Max Weber è caratterizzata in modo particolare da un concetto fondamentale, quello che come scienza non deve fare delle valutazioni di quello che analizza, deve essere avvalutativa, come lui la definiva, deve essere una scienza che si pone quindi come obiettivo principale l'oggettività, cioè non intervenire nel giudizio di quello che viene analizzando, in modo così da avere un giudizio assolutamente distaccato, sereno e il più possibile obiettivo di quello che deve analizzare. Questo è uno dei principi fondamentali della sociologia di Weber, che però ha da una parte direi dei lati estremamente positivi, perché ovviamente pensare che una cosa sia perfettamente distaccata e oggettiva ci fa pensare che quindi riesca a darci una visione strettamente proprio reale di quello che viene analizzando, ma ha anche un effetto negativo, e l'effetto negativo è quello di poter essere strumentalizzata da chi? Dalla politica, dagli interessi economici, cioè da tutti coloro che in qualche modo potevano prendere questi risultati delle ricerche sociologiche e utilizzarle a loro beneficio, proprio perché i sociologi ne stavano distaccati e non intervenivano nel loro giudizio. Questo è stato un po' il limite, ma appunto anche il lato positivo della sociologia delle origini. Con Bauman, dopo vari cambiamenti che sono stati, sui quali è inutile adesso qui stare a insistere, invece si ha un movimento diverso, c'è una introduzione della valutazione all'interno della sociologia. Io direi proprio che Bauman riesce a riportare il soggetto all'interno della ricerca sociologica, ma è un soggetto vivo, un soggetto reale, non è un soggetto distaccato, chiuso, con delle problematiche di osservatore distaccato. Ci sono stati altri tentativi nella sociologia di fare un'introduzione del soggetto come elemento fondamentale, per esempio Alfred Schultz, che era un sociologo che si era rifatto al pensiero di Husserl e quindi alla fenomenologia, che appunto reintroduceva il concetto di soggetto. In filosofia, meglio di me, ve lo diranno i vostri insegnanti cosa significa questo. Quindi non fa un'operazione di questo tipo come quella di
Schulz di riportare il soggetto in quel senso, ma porta il soggetto uomo, quindi porta la capacità di valutare dell'uomo singolo, dell'uomo normale all'interno della ricerca sociologica. Questo fa sì che la sociologia diventi quasi una forma di conoscenza umanizzata, capace di comprendere effettivamente le reali esigenze delle persone. Quindi lui si pone come osservatore non distaccato dalla società, ma uomo che sta all'interno della società stessa, che vive gli stessi problemi insieme alle altre persone, e quindi per la sua capacità, per la sua intelligenza, per la sua conoscenza e esperienza professionale, sa giudicare questi eventi, sa giudicare la società e dare delle informazioni importanti. Cosicché la sociologia non diventa più uno strumento di indirizzo, uno strumento di controllo sociale, come spesso è stata negli anni scorsi, ma diventa uno strumento di conoscenza, cioè una scienza che aiuta, come diceva lui stesso, lo ripetiamo molto spesso, aiuta a scegliere, cioè a sapere cosa si deve fare, perché è solo conoscendo che noi possiamo decidere quali saranno le nostre future mosse. In questo si inserisce un discorso, direi, estremamente interessante, molto bello, molto innovativo, che è quello della responsabilità sociale. Nel momento in cui noi prendiamo le nostre scelte, quindi decidiamo il nostro futuro, quello che sarà il futuro non è una scelta che viene dal trascendente o da chissà chi, ma è una scelta che dipende dalle varie persone, cioè da tutti coloro che vivono, dagli individui che vivono all'interno della società. Ecco che qui c'è una responsabilità sociale, siamo responsabili di quello che abbiamo scelto e quindi siamo responsabili del nostro futuro. Questo concetto della responsabilità viene da un filosofo francese che si chiama Emmanuel Levinas, che lui stima molto, e c'è questa frase che ritorna spesso quando leggiamo anche Bauman, che ognuno è responsabile dell'altro. Questa è una bellissima affermazione e ci fa capire bene quanto voglia dire la sociologia di Bauman proprio nel riferirsi alla responsabilità oggettiva, al fatto che noi dobbiamo essere tutti consapevoli che le nostre scelte porteranno delle conseguenze alle altre persone. Questa sua grande umanità di pensiero ci fa capire quanto sia grande il suo contributo. Salto subito al concetto di liquidità, perché chiaramente è il concetto che tutti si aspettano che a un certo punto, parlando di Bauman, si debba dire. La liquidità è una grande intuizione, un'intuizione sociologica, forse di pari livello di questa nuova idea di sociologia, e viene, come dire, da una ricerca faticosa, dolorosa quasi, di poter riuscire a spiegare cosa è successo nel nostro mondo, cosa è cambiato perché i mutamenti che sono intervenuti non sono più comprensibili con gli strumenti precedenti. Dopo il suo ritiro dall'insegnamento negli anni 90, si apre per Bauman, come avete sentito, una nuova fase creativa. Incomincia a lavorare in maniera diversa, con aperture diverse. Se leggiamo i libri prima del 90, non sembrano neanche scritti dalla stessa persona. Cambia proprio anche il linguaggio che lui usa normalmente per esprimersi. E si avvicina a quello che in quegli anni, quindi siamo praticamente 90-92 così, era una delle concezioni culturali più forti, quella della postmodernità. Ma lui non è contento, non è convinto di questa idea della postmodernità. Scrive alcuni testi intitolati appunto al postmoderno, l'etica postmoderna e così via, però non è convinto perfettamente di questa concezione e la critica duramente. Il fatto di usare questa particella post gli sembra qualcosa di negativo, qualcosa che non va nella giusta direzione, qualcosa di assolutamente non progressivo nell'ambito della storia dell'uomo, e quindi cerca di trovare una definizione diversa che gli dia maggiore soddisfazione. E la trova, pensate, proprio l'anno di, diciamo, di cambiamento del secolo, cambiamento del millennio, il 2000 è proprio il turning point nel quale lui pubblica il suo libro più importante che riguarda la liquidità, che è appunto Modernità liquida, che è stato tradotto con questo titolo anche in italiano. Perché questo concetto di modernità è diventato così importante, è diventato così caratteristico del pensiero di Bauman?
perché veramente riesce a spiegare la nostra condizione attuale, ma non la spiega con termini astrusi, come ricercando problematiche incomprensibili alla maggioranza delle persone, ma cerca di trovare sempre degli aspetti, delle condizioni, degli aggettivi, delle parole e anche delle emozioni che facciano comprendere a tutti il problema che sta raccontando. Io ho cercato di analizzare in maniera sintetica, proprio per capire bene quali sono gli elementi di questa liquidità, perché penso che sarebbe stato anche proprio il volere, il desiderio di Bauman che si riuscisse a capire fino in fondo cosa voleva dire e cosa si poteva utilizzare poi di questa sua concezione. E individuo tre punti fondamentali. La liquidità è composta, o comunque proviene, da la rapidità, la permeabilità e la mutevolezza. Questi tre termini sono intimamente legati tra di loro. Perché quindi ci troviamo in una condizione di disagio in questo periodo, negli anni, fine degli anni del secolo scorso, inizio del XXI secolo? Ci troviamo in questa condizione perché praticamente il tempo si è accelerato. Tutte le cose corrono il più in fretta. Ecco la rapidità, cioè questo è uno dei concetti principali che ci mette in difficoltà rispetto alla concezione del tempo. Non siamo preparati a questo cambiamento di passo. Poi c'è la permeabilità. La permeabilità vuol dire che c'è qualche cosa che riesce a passare più facilmente, riesce a transitare più facilmente rispetto a prima. Ed è questa grande apertura della comunicazione. Voi sapete che la comunicazione ha avuto uno sviluppo enorme proprio negli ultimi anni, non serve che vi sto a raccontare perché, per cosa, lo sapete tutti meglio di me, dato che tutti abbiamo in tasca un telefonino. Quindi questa introduzione e capacità di comunicare più rapidamente ci ha portato alla permeabilità della conoscenza e della cultura. Anche questa l'uomo non era preparato ad accettare. E poi c'è la notevolezza, i cambiamenti che esistono nella società, che sono intervenuti nella società. Anche questi cambiamenti sono improvvisi, sono cambiamenti che nessuno si aspettava di dover affrontare. Pensiamo ai cambiamenti nel campo del lavoro, della vita familiare, degli affetti. Pensate ad esempio una cosa della quale si parla forse troppo poco, ma che sarebbe importante da studiare, che la stanno studiando gli americani già da diversi anni. Questa prevalenza dei legami deboli rispetto ai legami solidi. I legami deboli sono quelli che si realizzano a distanza, anche con internet per esempio. Sono legami che riguardano persone che vivono lontano centinaia di chilometri da noi, con i quali si intrecciano dei rapporti anche di lavoro, anche interessanti. Invece dei legami solidi, che sono quelli familiari, quelli della comunità che sta intorno a noi, noi spesso rifiutiamo di parlare con i nostri parenti in casa, i figli con i genitori con i figli, e magari si usano gli strumenti elettronici, spesso Bauman ci parlava di queste cose, per parlare con il vicino di casa. Anche lui, come avete sentito, mandava le mail a Alexandria dal piano di sopra, quindi era perfettamente integrato. Quindi tre momenti, rapidità, permeabilità e mutevolezza, che intervengono a creare questa condizione di, diciamo, di liquidità. L'uomo è impreparato a questo, ecco perché ha questa sensazione di sconvolgimento, di mancanza di punti di riferimento, di certezze, di sicurezze. È un uomo impreparato come era l'uomo di Gunther Anders, non so se vi ricordate questo filosofo austriaco che aveva scritto un libro molto interessante tra gli anni 50-60, se te lo ricordo, che si chiamava L'uomo antiquato. L'uomo antiquato intendeva dire che l'uomo è diventato, come dire, è in ritardo rispetto alle conoscenze tecnologiche, cioè le sue conoscenze tecnologiche e scientifiche lo hanno sorpassato, quindi non è più in grado di controllarle. Questa sua condizione di uomo antiquato praticamente lo mette in una posizione di difficoltà e di pericolo, perché non riuscendo a controllare gli sviluppi della tecnologia può essere da questa tecnologia distrutto, no? Anders aveva una paura terribile della bomba atomica, come forse molti ricorderanno. Quindi noi non siamo nella condizione dell'uomo antiquato, perlomeno non siamo più nella condizione dell'uomo antiquato.
nei confronti del pensiero di Bauman, ma ci troviamo di fronte a un uomo che è impreparato ad accogliere i cambiamenti. Forse è anche un uomo antiquato dal punto di vista tecnologico, nel senso di Anders, ma soprattutto è un uomo impreparato di fronte ai cambiamenti sociali. Ed ecco che l'individuo che viene fuori da questa condizione di disagio è un individuo solo, è un individuo isolato, è un individuo che non riconosce più la società come sua condizione fondamentale di esistenza, rifiuta magari l'altro, pensa che l'altro possa diventare un nemico, e quindi questa perdita di solidarietà fa sì che si perdano i legami sociali, soprattutto i legami forti, i legami solidi. Direi che due parole possiamo dirle ancora, se ho un po' di tempo, sull'ultimo Bauman. L'ultimo Bauman stava cambiando. Il fatto che sia scomparso così improvvisamente questo 9 gennaio famoso del 2017 ci ha tagliato via quello che stava pensando, quello che stava maturando ancora. Tutta la sua idea positiva del processo sociale che stava andando avanti si stava un po' disgregando. E gli elementi storici, economici, politici che lui vedeva nel serpeggiare nell'Europa di questi ultimi tempi non gli davano grandi speranze. L'ultimo libro che lui pubblica, uscito postumo, pensate, alla fine del mese di gennaio in Inghilterra, si chiama infatti Retrotopia, con lo stesso titolo l'hanno poi tradotto in italiano. Retrotopia è, io non lo so se saranno tutti d'accordo con me, ma è un libro intriso di pessimismo. Cosa vuol fare lui con questa operazione di retrotopia? Visto che le condizioni attuali, questa società liquida nella quale l'uomo non sa come venirne fuori, non sa come risolversi, lo portano a non avere più la speranza, a non vedere più un futuro positivo e quindi in sostanza a una negazione dell'utopia. Cerchiamo di ricordarci un po' cos'era questa utopia. L'utopia è una creazione moderna, è un'idea che ci possa essere un futuro migliore. È un'idea fondamentale, nasce sì prima della modernità, ma la prepara. La prepara e ci fa immaginare che l'uomo possa guardare avanti, cosa che non era mica tanto facile prima di noi, no? Che l'uomo potesse guardare avanti, immaginare un futuro radioso. È alla base anche dell'idea moderna, dell'idea borghese, del progresso continuo. Se non si ha un progetto, una finalità da raggiungere, non possiamo fare niente. Quindi l'utopia era un motore fondamentale per la modernità. Lui si rende conto che di questa utopia ormai non rimane quasi traccia. Siamo privi di un'utopia, non riusciamo a trovare utopie valide, quindi non riusciamo a trovare speranze. Allora immagina di ritornare indietro nel passato. Ecco, retrotopia, cioè non più un'utopia che guarda avanti, ma un'utopia che con fatica ritorna indietro. Ma sapete dove va a finire? Non è che dice, ma andiamo all'Ottocento, quando magari c'era questa società solida che ci poteva aiutare ad avere fiducia. No, lui va molto più indietro, va prima, va addirittura prima del Settecento, va al periodo precedente all'affermazione della modernità, quindi prima stessa dell'illuminismo, ancora prima di Hobbes, questo filosofo studioso inglese che voi sicuramente conoscete, quello che ha scritto il Leviatano. Allora, andando prima di Hobbes, praticamente lui va in una condizione storica e sociale di grande incertezza, perché era quella condizione di disagio sociale che infatti poi è sfociata nella realizzazione dello Stato. Leviatano è il rappresentante mostruoso di questa nuova entità che comprende all'interno di sé tutti gli uomini che si decidono per paura, come dicevano i filosofi del tempo, come dicevano dello stesso Hobbes e Spinoza, hanno paura e per paura si mettono assieme e decidono di rinunciare a una parte della loro libertà per la loro sicurezza. Quindi va indietro nel tempo, recupera questo tempo di assenza di certezze e ci fa immaginare che forse bisogna ripartire da lì, forse bisogna ripartire dal tempo prima di Hobbes.
E perché il tempo prima di Hobbes è importante? Perché è significativo per noi che ci stiamo cercando di capire qualcosa di più di cosa volesse fare Bauman, dove volesse arrivare con questa nuova sua ricerca? Perché era il tempo in cui i due mostri, ora vi dico chi sono, si stavano ancora combattendo, non solo il Leviatano, che è ovviamente quello che poi ha vinto la sua battaglia, ma il suo nemico che era il Behemoth, lo cita molto spesso anche nei suoi testi. Sono i due mostri mitologici del pensiero, anche della cultura ebraica. Uno rappresenta la terra, Behemoth, e invece il Leviatano rappresenta il mare. Ma il Behemoth è rappresentante anche dell'anarchia, del caos, e quindi il Leviatano, quando si instaura come elemento fondamentale nella nuova società, rappresenta l'ordine, quindi le certezze di un ordine che si costituirà sempre più fortemente. Noi siamo tornati al punto di prima, al punto di partenza. Magari forse viene a rifare i conti anche con questo Behemoth, chi lo sa. Su quello che hai appena detto, sull'ultima parte degli scritti e del pensiero di Bauman, a proposito di retroutopia, cos'è l'utopia? Noi dobbiamo fare una distinzione, cioè utopia è un termine che sappiamo tutti inventato da Tommaso Moro, però gli scritti utopici iniziano nel III secolo avanti Cristo, poi vanno avanti con Francesco Bacone e Campanella. Si tratta di società perfette che vivono in isole sperdute dove c'è uguaglianza e giustizia, ma non c'è felicità. Questo modello cambia esattamente nel 1771, quando un signore un po' dimenticato, lui Sébastien Mercier, scrive un romanzo intitolato L'anno 2440, in cui avviene una rivoluzione inavvertita, cioè per la prima volta la società perfetta e futura, che prima era considerata irrealistica, solo una pietra di paragone per giudicare il presente, viene messa non nello spazio geografico ma nel tempo storico, e cioè nel futuro. Il che significa che a partire da un mondo imperfetto ora c'è un cammino a cui si può arrivare nel tempo. Quindi è possibile. Questo romanzo, che era stato scritto da un signore che poi parteciperà alla Rivoluzione francese, troverà nei Giacobini, che poi sarà il modello della Rivoluzione fino a Lenin, troverà nei Giacobini questa specie di curvatura. E cioè Rousseau ha detto anche lui una cosa che sembra innocente, nell'Emilio, che è un grande testo di pedagogia, ha detto che l'uomo nasce buono dalle mani della natura, del creatore che è lo stesso, ed è la società che lo corrompe. Sembra a noi una cosa normale, ma per tanto tempo, per tanti secoli, il pensiero pagano e cristiano, l'uomo è malvagio. Tanto è vero che San Paolo, che scrive sotto Nerone, non è poco, dice che ogni autorità viene da Dio, compresa quella di Nerone, poi Hitler, Stalin, quelli che saranno, perché l'uomo è malvagio, ha bisogno di qualcuno che lo tenga represso. Dire che l'uomo è buono, la società di Giorgio e Giacobini, legandosi a Mercier, dicono che per rovesciare da questa situazione di ingiustizia, di oppressione, di ignoranza, bisogna fare la rivoluzione. Cioè la rivoluzione politica è il tentativo di restaurare nel tempo la bontà degli uomini, perché gli tolgono ogni motivo di conflitto. Ove mestiere, come diceva Dante, di un reciproco tirare da una parte gli interessi. Ecco, quello che Bauman mostra, secondo me, cambia anche un po' l'idea di liquidità, perché il mondo liquido, come tu hai scritto, Carlo, in parte con tempi diversi, sta cambiando. Cioè è vero che c'è questo disorientamento, ma è anche vero che ci si scontra con una realtà che
quindi ripartire da prima di Fox significa ritornare indietro e affrontare in maniera nuova un'idea di ordine, un Leviatano che non abbia la faccia crudele che aveva nel mondo hobbesiano, in cui c'è questo grande gruppo, il monarca che tiene tutti gli altri sotto, ma creare un ordine possibilmente nuovo che non sia quello, tra l'altro, che il tardo capitalismo di tipo, appunto, come scrive in questo ultimo saggio che citavo, l'Occidente in stato di declino, che non sia quello di un liberismo tardo, che è una malattia senile, come lui aveva scritto, e che quindi si tratti di creare un ordine nuovo, che lasciamo come titolo almeno, che sia però capace di dare certe forme di, non dico di sicurezza, di orientamento. Naturalmente, perché è simico? Perché non vede i protagonisti, vede una classe dirigente mondiale, non soltanto locale, completamente incapace di portarci in avanti. Quindi il futuro non è più quello di una volta il futuro era un andare avanti, un progresso, oggi il futuro è tenebroso, forse esagerato, ma probabilmente ci sono delle speranze che tutto cambi, anche in meglio, tutto sommato la società è cambiata anche in questi ultimi anni a livello mondiale, anche se le disuguaglianze sono molte. Ma certo che questi interrogativi radicali che ci pone Bauman si sottraggono a quello che dicevi tu su Max Weber, cioè una sociologia avvalutativa che guarda il mondo, che è anche un criterio di serietà, di scientificità, però non ci basta più perché siamo in una situazione in cui uno deve pur trovare o indicare delle vie d'uscita o perlomeno dei blocchi per dire che di qua non si passa. Io invece passo il microfono. A Riccardo Mazzeo, che è scrittore, editore, traduttore, ha tradotto più di 100 libri, io sono invidioso, nel senso che ho tradotto un paio, 3 o 4, e agente editoriale, la Erickson, ha pubblicato molte cose, e ha scritto assieme a Bauman questo libro, Elogio della letteratura, che lo vedo qua nel marco. Di suo ha scritto questo testo sull'educazione, conversazioni sull'educazione in italiano, e poi ha collaborato con grandi protagonisti del nostro tempo, il mio amico Mena Isaac, poi con Agnes Heller, con Edgar Morin, con Ramanan, che aveva già qualche problema, ma visto che la mia allieva Michela Marzano ha fatto molti libri con Erickson, e quindi passo subito la parola a lui, perché abbiamo tempi ristretti, non moltissimi, però tempi tesi, e poi il rettore concluderà, e quindi... Buonasera a tutti, sono molto, molto felice di essere qui con voi, perché so che avete, volete bene a Bauman, ne avete voluto, lo avete incontrato in ben 2 occasioni insieme ad Alexandra, a sua moglie, quando erano venuti qui a tenere delle conferenze, e quindi grazie per l'invito. Adesso abbiamo 20 minuti e vorrei raccontarvi un profluvio di cose. Cerco di unire 3 elementi che possano, che sono in difficile equilibrio fra loro, ma comunque cerco di farli coesistere. Allora, prima di tutto una rapidissima ricognizione dei temi trattati dall'eccellente Carlo Gordoni e dal nostro ottimo Remo Bodelli, ovvero prima di tutto alcuni punti perché tengo molto a sottolinearli, nel senso che quando si parla, quando
Carlo Dottoni diceva che Bauman ha superato, che Bauman è andato a, è stato autore e costruttore di una sociologia differente da quella del più grande sociologo del Novecento, universalmente riconosciuto come tale, Max Weber, e dice una cosa assolutamente, assolutamente condivisibile, che articolerei forse in modo un pochino più sfaccettato, nel senso che la avalutatività della sociologia di Max Weber era quella che mi aveva tenuto lontano dalla sociologia fino agli anni 90, fino a quando non avevo letto il primo dei 50 libri di Bauman che poi mi sono letto e che era Modernità e Olocausto. Ora, subito dopo Modernità e Olocausto, avevo letto un libro precedente che Bauman aveva scritto nell'87, Legislators and Interpreters, e che poi era uscito nel 92 in Italia con il titolo La decadenza degli intellettuali. Allora, qual era il punto? Il punto è che proprio in ossequio alla predilezione da parte della sociologia classica, dell'accademia sociologica, che ovviamente lascia fuori poi elementi migliori, per esempio Carlo Bordoni ha sempre avuto un pensiero originale ed è un filosofo, non a caso ha scritto Il bellissimo stato di crisi con Bauman e tante altre cose sue che sono oggettivamente interessanti, ma perché esorbitano, perché fuoriescono, perché si sottraggono alle maglie strette di quella gabbia d'acciaio di Max Weber o comunque dell'accademia sociologica intesa come qualcosa che deve rendere evidenti verità oggettive, quantificabili, che deve basarsi su qualche cosa che poi sia vero una volta per tutte, che, come veniva sottolineato da chi ha parlato prima di me, viene necessariamente strumentalizzata, viene necessariamente posta al servizio di progetti politici, qualunque altra cosa. Cioè io leggevo ieri c'era la bellissima intervista di Alexandra Cagnamà, due giorni fa leggevo su Repubblica di un progetto di ricerca sociologica coordinata da un sociologo molto bravo che conosco, con cui ho avuto un evento a Roma recentemente, Mimmo De Masi, Domenico De Masi. De Masi è una persona estremamente intelligente. Ciò non di meno, adesso cioè io non pronuncio le mie predilezioni politiche, però comunque questo progetto di ricerca è stato posto al servizio del Movimento 5 Stelle. Cioè, ora, un sociologo illustre come Domenico De Masi svolge un progetto di ricerca, dove va a finire? Viene posto al servizio di una parte politica. Ecco, quando Bauman scriveva Legislators and Interpreters, parlava proprio di questo, del fatto che si era passati, il ruolo dell'intellettuale era passato da quello fecondo di pensatore che alla fine riusciva a dettare lui o lei, nella fattispecie era sempre lui, l'agenda ai detentori del potere. Quindi l'intellettuale aveva una consistenza morale, intellettuale, stratosferica, potentissima, e tutto questo era stato eroso da un maledetto marchingegno che aveva livellato e aveva posto su gradini analoghi vari pensatori che potevano essere utilizzati da questo o da quello, da quel governante. Ecco, quindi è chiaro che c'è stata un'erosione, uno svuotamento. È chiaro che l'intellettuale, la figura dell'intellettuale, piano piano si è assottigliata.